Poracci, benvenuti o bentornati sul canale del Poro Michele. Oggi puntata dedicata interamente a Nintendo, perché discuteremo di alcune interessanti notizie relative a Switch Pro, dell'arrivo di un clone cinese dell'ibrida Nintendo e del potenziale ritorno di Kid Icarus. Ma non solo, come al solito prima di iniziare vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle porotifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Se poi vi sentite dei real poracci, c'è sempre Ko-fi dove potete offrirmi un caffè virtuale e trovare i mimini in HD. Qualità! Bene, come al solito, qualche notizia al volo. Nintendo ha annunciato una serie di collaborazioni con Niantic, lo studio dietro a Pokémon Go. La prima app che vedrà la luce da questo rinnovato sodalizio sarà a tema Pikmin e sfrutterà la tecnologia di realtà aumentata sviluppata da Niantic per portare le creature ideate da Shigeru Miyamoto nel mondo reale, rendendo così divertente anche l'esperienza del camminare all'aria aperta. L'app uscirà più in là quest'anno e sarà solo la prima di una serie di nuovi prodotti pensati per il mercato mobile. Quali altri IP Nintendo vedreste bene in mano a Niantic? E attenzione, perché Microsoft continua a essere scatenata e Phil Spencer potrebbe aver voglia di mettere ancora mano al portafogli, questa volta per acquistare Discord. Secondo Bloomberg, le mire espansionistiche della casa di Redmond l'avrebbero portata a considerare l'acquisto del popolare servizio di messaggistica istantanea per integrare i benefici della sua versione a pagamento, il Nitro, all'interno del Game Pass. Secondo voi, Microsoft metterà a segno anche questo colpaccio? Ebbene, poracci, nuova settimana, nuovo giro! Come non parlare anche questa volta di Switch Pro, che a questo punto potrebbe diventare direttamente Switch Poro, visto che è una sorta di ossessione. Siamo sempre dalle parti di Bloomberg e delle indiscrezioni messe in giro dal giornalista Takashi Mochizuki, che sembra aver preso parecchio a cuore la questione. Ve lo dico, secondo me questo aggiornamento è estremamente interessante e va a inserirsi all'interno di un quadro sempre più chiaro che punta verso un'unica direzione. Scopriamo quale. Quando si ha a che fare con Switch Pro si parla sempre in chiave ipotetica, ma questi report iniziano a entrare molto nello specifico, tanto che vale assolutamente la pena discuterne assieme. Per Mochizuki, fonti anonime vicine a Nintendo e Nvidia avrebbero confermato l'esistenza del nuovo modello, che dovrebbe essere messo in commercio entro la fine dell'anno. La revisione si baserebbe su un chip diverso dal Tegra X1 Mariko posto come cuore di Switch e Switch Lite, un cambiamento in grado di migliorare drasticamente le prestazioni grafiche e computazionali. Il nuovo System on Chip porterebbe, tra le tante cose, anche il pieno supporto al DLSS. Tecnologia proprietaria di Nvidia che permette di renderizzare in upscaling le immagini di gioco a risoluzioni elevate e senza gravare sulla CPU. Ora, del Deep Learning Super Sampling ve ne ho parlato diverse volte e se siete curiosi di sapere come funziona nel dettaglio vi lascio in descrizione qualche link utile. Vi basti sapere che il DLSS, arrivato alla sua versione 2.0, potrebbe essere la carta vincente di Nintendo per ridurre il gap prestazionale con le console di nuova generazione, senza stravolgere completamente l'architettura di Switch. Con l'implementazione di questa tecnologia avrebbero molto più senso anche i rumor emersi qualche settimana fa, che avrebbero voluto la Switch Pro in grado di raggiungere il 4K in modalità TV, un obiettivo non così realistico con il DLSS attivo. Come nota Bloomberg, il supporto a questa tecnologia andrebbe aggiunto manualmente da parte degli sviluppatori, quindi i giochi usciti fino ad oggi potrebbero ricevere delle patch per sfruttare appieno le funzionalità del nuovo chip, un po' come accadeva per PS4 e Xbox One con le loro revisioni mid-gen. Secondo gli analisti, la Switch Pro non andrebbe a sostituire il modello base, ma gli si affiancherebbe come versione premium, collocandosi in una fascia di prezzo compresa tra i 350 e i 399 dollari e quindi euro. Uno scenario estremamente interessante, a mio avviso. Nintendo potrebbe avere tra le mani un device non tanto distante dalle potenzialità di una serie S. Questo significherebbe riaprirsi al mercato dei multipiattaforma, ma anche fornire strumenti importanti per la realizzazione di AAA del calibro di Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4. Senza contare quanto potrebbero giovare alcuni titoli, come Breath of the Wild o gli Xenoblade Chronicles, dall'implementazione del DLSS o anche semplicemente da una maggiore potenza in grado di aggiustare le incertezze nel framerate. Insomma, poracci, secondo voi, come scenario è plausibile?
Tutto questo parlare di Switch Pro deve essere arrivato anche alle orecchie del colosso Tencent, che come al suo solito ha avuto un'idea brillante e originalissima. Infatti è stato appena depositato e approvato un brevetto che ricorda alla lontana, ma proprio leggermente, così di sfuggita, una console che alcuni di voi potrebbero aver già visto in giro. Eccolo qua, l'originalissimo hardware che è stato provvisoriamente nominato, in modo ancora più originale, Game Console. L'ispirazione di Tencent è palese e il brevetto, depositato ad ottobre 2020 ed approvato lo scorso 19 marzo, potrebbe indicare l'intenzione del colosso cinese di buttarsi a capofitto nel mercato del gaming portatile. Se il design generale ricorda la Switch, ci sono anche delle significative differenze, oltre la disposizione invertita dei tasti. I controller non sono rimovibili e la piattaforma sembra essere indirizzata ai giocatori PC, come confermano il tasto con il logo di Windows 10 e la scritta For PC Console Gamer sul retro. Ricordiamo che ultimamente Tencent si è avvicinata parecchio al mondo Nintendo. Dalla collaborazione con la casa di Kyoto è nato infatti il MOBA di prossima uscita Pokémon Unite, e in più Tencent è anche responsabile, a partire dal 2019, della distribuzione sul suolo cinese di Nintendo Switch. Visto l'interesse che la compagnia ha da sempre dimostrato nei confronti del mercato mobile, questo brevetto potrebbe essere il tentativo di replicare il successo di Switch, puntando però verso una differente fetta di giocatori. Secondo voi ha del potenziale un hardware del genere? E per chiudere, poracci, parliamo di Kid Icarus Uprising e del suo creatore Masahiro Sakurai. Il papà di Smash ha infatti ricordato con affetto il reboot della storica IP targata Nintendo apparso su 3DS, ma purtroppo le buone notizie finiscono qui. Sono passati già 9 anni dall'uscita di Kid Icarus Uprising, titolo che seppe rilanciare un brand dormiente da più di 20 anni. Il gioco fu apprezzato da critica e pubblico e tutt'oggi conserva un posto speciale nel cuore di molti appassionati, diventando a conti fatti uno dei titoli più amati della lineup del 3DS. Su Twitter il buon Sakurai ha ricordato il compleanno di Pete con una foto scattata su Smash Ultimate accompagnata da una didascalia dal sapore dolce amaro, che recita più o meno: nel 2012 Kid Icarus Uprising veniva pubblicato oggi. Abbiamo ricevuto molte richieste dai fan per seguiti e remake, ma sarà molto difficile. Un messaggio abbastanza chiaro, ma come se non fosse abbastanza, il traduttore Push Dustin ha sottolineato come in giapponese dire che qualcosa sia difficile che accada significhi sostanzialmente dire non succederà o è molto improbabile che veda la luce. Insomma, i fan della serie devono mettersi il cuore in pace ed è un vero peccato, perché il brand ha un grandissimo potenziale, soprattutto se gestito da un game designer leggendario come Masahiro Sakurai. A tal proposito, una volta finito il supporto a Smash Ultimate, in quale progetto vi piacerebbe vedere coinvolto Sakurai e il suo team? Un nuovo Smash o magari il recupero di un'altra IP abbandonata? E del sondaggione vogliamo parlare? Vi ho chiesto se Nintendo riuscirà a replicare il successo del 2020 e per il 73% di voi il 2021 sarà un anno ancora più incredibile per l'azienda di Kyoto, grazie anche e soprattutto a Switch Pro. E a questo punto, poracci, io mi sbilancio con una poro prediction. Avremo Switch Pro entro Natale insieme a Breath of the Wild 2. E al massimo tutto quanto potrebbe slittare di qualche mese, ma solo a causa dei problemi dettati dalla pandemia. Segnatevi queste parole. Mentre aspettiamo che si avveri la profezia, mi raccomando, state belli pronti per il prossimo sondaggione, che verrà pubblicato, se mi ricordo, poco dopo questo video. E questo era tutto per oggi, grazie infinite per essere arrivati fino in fondo al video e io vi aspetto nei commenti per discutere assieme di tutte le notizie del giorno. Ovviamente ricordatevi il like, le porotifiche, il follow su tutti gli altri social e, se avete voglia, anche dei caffè virtuali. Noi ci vediamo domani per un altro video. Io sono il Poro Switch, Michele Pro, ciao! Poracci!